Buongiorno a tutti e benvenuti nella mia cucina. Ditemi se mi vedete perché oggi sono sola qui, in genere mi aiuta mio marito e quindi sto facendo la ripresa tutta da sola, mi sono inventata questo set. E intanto buongiorno a tutti, buon weekend. Oggi provo a fare una diretta di sabato su blog Giallo Zafferano che ringrazio per l'opportunità. Io sono Renata Briano, sono una blogger appunto di Giallo Zafferano e vivo a Genova, dove oggi c'è un tempo bruttissimo. So che praticamente l'Italia è divisa in due. Al sud dicono che è estate, caldo, bellissimo, sud e centro, e al nord purtroppo la primavera tarda ad arrivare. Però oggi voglio comunque presentarvi una ricetta che è primaverile ed estiva, quindi la potrete realizzare da adesso fino poi a tutta l'estate, perché è una ricetta davvero eclettica, versatile, che potete utilizzare come secondo piatto, per un aperitivo, per un buffet o anche, come piace a me, da portare nel pranzo al sacco, sia al lavoro che nelle nostre gite, nelle nostre escursioni. E che ricetta è? Intanto è il nome già piuttosto dibattuto, perché anche sul mio blog è stato dibattuto molto, e questo comunque mi fa piacere. E io l'ho chiamata focaccia di zucchine pancetta, però alcuni mi dicono che non è una focaccia, ma è una frittata, e altri mi dicono che è una torta salata. Insomma, secondo me, indipendentemente dal nome, è un piatto buono. Io l'ho chiamata focaccia perché è realizzata con le zucchine, le uova, però anche con la farina e un pizzico di lievito, quello in polvere per torte salate. E quindi proprio per questo motivo ho preferito chiamarla focaccia, però voi potete veramente chiamarla come volete. Vi faccio vedere come viene, così vi invoglio e poi iniziamo la preparazione. Stamattina ne ho già preparato una, vedete così, poi la tagliamo dopo. Più piccolina, quindi una dose, fatto 3/4 circa, più piccola che poi la do ai miei genitori più tardi. Allora, iniziamo subito con la preparazione, che è davvero semplicissima. Allora, la prima cosa che dobbiamo metterci a preparare sono le zucchine. Noi abbiamo bisogno di mezzo chilo di zucchine, queste qui piccoline verdi. E chiaro, adesso andiamo nella stagione, poi delle zucchine si trovano fino a tutta l'estate, spesso anche nei nostri orti o comunque da tutti i fruttivendoli e i supermercati. Le zucchine vanno grattugiate, adesso vi faccio vedere come, e messe mezzo chilo di zucchine vanno grattugiate e messe con un po' di sale a scolare in uno scolapasta. Vi faccio vedere, per grattugiarle io utilizzo questa grattugia, quella che serve anche per le carote a fori larghi. Ora io questa qui la grattugio, la metto insieme alle altre che comunque è più di mezz'ora che stanno sgocciolando con il sale. Così danno l'acqua e la nostra focaccia rimane meno bagnata. C'è un cane che vuole uscire. Attila, non ti faccio uscire adesso perché sono in diretta e non puoi. È un barboncino piccolino, nero. Magari l'avete già visto su Instagram, nelle mie storie, anche su Facebook, sulla mia pagina. Si chiama Attila. Allora, ho grattugiato le zucchine e come vi dicevo ne ho grattugiato mezzo chilo e le ho messe a sgocciolare in uno scolapasta. Questo è, vedete, è uno scolapasta e qui c'è il liquido. Si vede, no? Ok. Adesso iniziamo a preparare il nostro impasto. Io vi do le dosi per una bella focaccia che può venire bene per un buffet, anche per 10 persone, se no per 6 persone, perfetta. Potete dimezzare, potete insomma aggiustare, potete anche modificare alcuni ingredienti. Mentre ve lo spiego, vediamo come. Allora, il nostro impasto si inizia preparando, mettendo della farina, 100 g di farina. Io ho usato una farina di tipo 1, comunque va bene la 00, la 0, a cui aggiungo 2 cucchiaini di lievito per pizze e torte salate in polvere. Così. Ok. Adesso alla farina e al lievito aggiungiamo 5 uova che io ho già rotto, vedete qui, li aggiungiamo in questo modo.
e aggiungiamo anche 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, in questo modo. Quindi 100 g di farina, poi 2 cucchiaini di lievito in polvere per torte salate, 5 uova e 3 cucchiai di olio extravergine di oliva. E cominciamo a mescolare. Potete mescolare anche in un frullatore volendo, comunque con un cucchiaio, una forchetta, una piccola frusta, insomma bisogna fare in modo che non ci siano grumi. Quindi mescoliamo bene e adesso io prendo la frusta, che è sempre molto utile per togliere i nostri grumi. Adesso mi ci vuole un po' di forza, un po' di velocità. Va benissimo, vi dicevo, anche un frullatore, un mixer, quindi vi ripeto: 100 g di farina, 5 uova, 2 cucchiaini di lievito in polvere per torte salate, 3 cucchiai d'olio e facciamo questa bella pastella. Voi come la chiamereste? Frittata? Focaccia, come l'ho chiamata io, torta salata, che però non ha l'involucro di pasta, insomma, comunque il nome non è così importante, l'importante è che sia buona, e secondo me lo è, poi la proverete e mi direte. Allora, se vi danno fastidio i commenti davanti, potete fare così col dito a destra verso destra e scompaiono, così vedete la realizzazione di questa focaccia senza avere il fastidio dei commenti. Io adesso, mentre lavoro, non riesco a rispondere a tutti, quelli che mi stanno scrivendo vi ringrazio, e chi dice che metto troppe chiacchiere, che mentre lavoro devo chiacchierare, perché queste sono ricette che vengono fatte in diretta e quindi non sono come quei video montati dopo, per forza ci sono un po' di chiacchiere, sono più lunghi di quelli montati dopo che durano 3 minuti, e quindi se mi dispiace se la lunghezza vi dà fastidio. Allora, adesso aggiungiamo al nostro impasto la cipolla, che si può tritare, oppure io avevo trovato dei cipollotti di Tropea meravigliosi e l'ho tagliati così a fettine molto sottili. Quindi aggiungiamo la cipolla, vedete, si possono tagliare veramente così, poi cuociono in forno, quindi ecco, viene buonissima anche così sottile. Poi aggiungiamo le zucchine. Allora, le zucchine le mie sono già sgocciolate bene, se no le strizzate un po' e le aggiungiamo nell'impasto. Mezzo chilo di zucchine, un cipollotto. Allora, mi lavo le mani, ok, mescoliamo un pochino con il nostro cucchiaio, così vedete che l'impasto diventa bello verdognolo, e poi aggiungiamo anche la pancetta. Ci siete? Sì, siete in tanti, grazie. Allora, la pancetta a dadini, potete prendere una bella fetta spessa 1 cm e tagliarla a dadini o a listarelle. Se non vi piace, se siete vegetariani, non mettete la pancetta. E se invece preferite il prosciutto cotto a cubetti, va bene anche il prosciutto cotto o altri salumi che vi piacciono, anche la mortadella. E infine aggiungiamo del formaggio, io ho aggiunto una caciottina, allora pancetta 100 g, un cipollotto e il formaggio altri 100 g tagliato a cubetti, caciotta, provola, scamorza, quindi il formaggio che più vi piace. Lo aggiungiamo così e praticamente il nostro impasto è pronto. Mescoliamo, vedete, è pronto. Adesso prendiamo una teglia, perché questa focaccia, proprio come tutte le focacce, va cotta in forno, quindi ungiamo leggermente una teglia. Potete cuocerla in forno che preriscalderete a 170 gradi statico per 40 minuti. Oppure, come faccio io, si può cuocere in forno microonde con la funzione crisp. E in questo caso una ventina di minuti, dipende dal forno, quindi dai 15 ai 20 minuti, quando fa una bella crosticina dorata, è pronta. Quindi così.
Poi potete anche rifarla più o meno spessa, per esempio questa teglia è circa 28 larga. Potete farla più spessa, usare una teglia più piccola o anche invece più bassa e usare una teglia più larga. Quindi questo va anche un po' a gusti. La appiattite bene, così. Perfetto. E ecco che va infornata, dicevo, in forno statico a 170 gradi per circa 40 minuti oppure in microonde con funzione crisp per 15-20 minuti, dipende dal forno. Adesso io la inforno, anzi la lascio qui, poi la inforno quando chiudo la diretta e vi faccio vedere la nostra focaccia. Adesso la tagliamo a fette, questo è il risultato finale. Si può mangiare tiepida, a temperatura ambiente, con un bel contorno di stagione, vi dicevo, come aperitivo, come antipasto, come secondo piatto, come piatto unico nella stagione calda, con una bella insalata e un pasto leggerissimo, sia a pranzo che a cena, e quindi va bene sempre. Vedete che ha una consistenza, guardate che bella, è simile tra la focaccia e la frittata, quindi ditemi voi come la vorreste chiamare. Quindi noi abbiamo finito, vi ripeto gli ingredienti: mezzo chilo di zucchine, 100 grammi di farina 0001, insomma quella che preferite, 2 cucchiaini di lievito in polvere, come si dice, 5 uova, 3 cucchiai d'olio, sale. Il sale io non l'ho aggiunto nell'impasto perché le zucchine erano già salate, perché le ho messe, vi ricordate? E poi la pancetta a cubetti 100 grammi, il formaggio 100 grammi a cubetti, un cipollotto, una cipolla tritata, quello che preferite. Se avete messo il sale, aggiustatelo a seconda dei vostri gusti personali. Se volete potete anche aggiungere un po' di pepe, potete togliere la pancetta, potete sostituirla con un altro salume. Quindi direi che la mia diretta può finire qui, io vi ringrazio per avermi seguita, la ricetta completa la trovate nel link che ho messo nel titolo del post, quello in blu, se cliccate lì andate sul mio blog e trovate la ricetta. Ringrazio ancora Blog Giallo Zafferano e vi auguro un buon weekend. Ciao a tutti! Vi è piaciuta questa ricetta? Allora seguitemi sul canale YouTube.